soprattutto nel primo tempo rimane un po' il rammarico di non aver sfruttato un paio di situazioni che ci potevano permettere di rendere meno faticoso il secondo tempo. Però credo che la strada che la squadra ha intrapreso sia quella giusta. E le vittorie si costruiscono durante la settimana e quello che abbiamo riproposto oggi è il frutto di quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni e forse quello anche il giusto merito per quello che la squadra ha dato fino adesso, compreso il periodo precedente al mio arrivo, perché credo che siano stati i ragazzi che hanno dato tutto fino all'ultimo e questo è il giusto premio per il loro percorso e il percorso che hanno fatto fino adesso. Sì, io ho trovato un gruppo che mi ha accolto veramente molto bene, ma è un gruppo di ragazzi che sanno lavorare, che hanno cultura del lavoro e probabilmente il fatto di non riuscire a vincere nelle ultime partite aveva creato un po' di insicurezza, ma questo credo che sia una questione fisiologica e probabilmente sono situazioni che si creano anche in determinati momenti senza colpe di qualcuno. Si creano, la squadra perde un po' di fiducia e ci serviva anche questa vittoria, ci servivano i 3 punti per recuperare la consapevolezza di essere una squadra che se la può giocare con tutti e chiaramente con questo spirito di sacrificio e con questa attitudine sul campo. Se perdiamo qualcosa di questo rischiamo di fare fatica come un po' tutte le squadre di questo campionato. Mister, ci racconta un po' il gol, perché è stato molto bravo il vostro numero 9, però Camara ha fatto quasi tutto lui, Sì, c'è credo. stata una bella triangolazione, una bella giocata sull'esterno fra Di Catena con Caon e Camara e poi è stato bravo Camara ad alzare la testa e a vedere il movimento di Fontana e Fontana è stato bravissimo perché in torsione è riuscito a girarla, era una palla anche piuttosto difficile perché chiaramente se non fai arrivare questa palla in maniera veloce è difficile poi poterla impattare con l'aria così affollata. Quindi sono stati bravi un po' tutti in quella situazione, i protagonisti. Lei ovviamente ha gli occhi soprattutto per i suoi, però come ha visto il Chieti? No, ma io faccio fatica a giudicare la prestazione degli altri perché ancora devo metabolizzare quella nostra. Quindi posso dire che il Chieti è una squadra di valore assoluto, ma non lo dico io, lo dice un po' il valore dei singoli, il valore della piazza. E credo che, come è successo un po' anche qui a Vasto Girardi, quando poi un paio di risultati non girano a tuo favore, si può innescare un meccanismo di sfiducia. Ma allo stesso tempo credo che loro abbiano tutte le qualità per poterne uscire in maniera veloce perché hanno tutto a loro disposizione.